dopo due tranche d'aiuti miliardari, dopo aver ricevuto il più grande prestito internazionale della storia, dopo aver tentato invano di far quadrare per la prima volta i conti, la Grecia è piombata ancora sull'orlo del baratro. Sembra essere tornati alla fine della primavera del 2015, quando Tsipras e il suo governo facevano su e giù tra Bruxelles e Atene per conquistarsi la fiducia dell'Europa, nonostante il loro paese avesse bocciato con un referendum consultivo le richieste dei suoi creditori internazionali in cambio di un nuovo programma di supporto finanziario. Adesso la Grecia è di nuovo in grave difficoltà economica. Oggi a Bruxelles si riuniscono i ministri delle finanze dell'area euro e il timore che non si arrivi ad un accordo sul nuovo pacchetto di finanziamenti, circa 85 miliardi di euro, da offrire al paese ellenico ancora indebitato e che, senza altro denaro, rischia di trovarsi con le casse prosciugate già a luglio. Anni di scelte politiche sciagurate e di conti falsificati, posti pubblici regalati a pioggia, l'enorme cronica evasione fiscale hanno prodotto una voragine, un buco nell'economia del paese a questo punto difficilmente colmabile. E sono tutte vere le colpe che hanno generato il più grande debito pubblico d'Europa, ma anche le ragioni di chi adesso non vive più per colpa dell'austerity e di questo clima da lacrime e sangue. Non sono bastati i tagli alle pensioni, agli stipendi e tutti i provvedimenti presi in questi mesi. La Grecia sembra adesso più povera di prima e dovrà ancora vivere giorni simili. Ci sono state le proteste degli insegnanti, dei vigili del fuoco, della polizia e dei contadini. Anche i medici sono scesi in piazza. Da quando è iniziata la crisi, gli stipendi negli ospedali pubblici sono stati tagliati del 42%. Disoccupazione e povertà aumentano costantemente. Una volta si andava a cena al ristorante, adesso alle mense sociali.